Signor Mister, primo obiettivo centrato. Soddisfatto? No, c'è una premessa da fare. La premessa è che il calcio ha leggi non scritte. Leggi non scritte, però leggi sono. Perché a volte la volontà è superiore all'evidenza. Allora è inutile che io dica che pretendevo i 3 punti. Cioè li volevo, però la mia volontà lascia il tempo che trova, là dove c'è da gestire il patrimonio dei giocatori, il patrimonio di una società, il patrimonio di una classifica, vorrei dire. Non so, probabilmente qualcuno non sarà contento di quel che dico, ma se ci fate caso, guardate che veramente il calcio ha leggi non scritte e in base a questo presupposto la mia volontà andava oltre, però c'è niente da fare. Quando si deve giocare con le forze residue, quando si deve giocare con i diffidati, quando si deve giocare per esempio contro un antagonista che sulla carta magari può essere migliore di noi come impostazione, come dati statistici, come classifica, insomma, come numeri, la volontà va a farsi benedire. Quindi io sono contentissimo del punto fatto, contento del primo traguardo raggiunto, che penso sia una storia momentaneamente, per quanto riguarda il primo traguardo, è una storia di società, perché la società è nuova, mi ha dato una mano incredibile, è riuscita a compattare l'ambiente toccando corde storiche. Il secondo obiettivo, secondo me, è quello del play-out, dove probabilmente io sarò agevolato da un contributo superiore, perché nel secondo obiettivo c'è l'interesse del giocatore, c'è l'interesse del protagonista. Quindi, unito allo sforzo dell'allenatore come convincimento, probabilmente il mio operato sarà inferiore, non come valore in assoluto, ma voglio dire che sarà inferiore nel senso che avrò più collaboratori. Penso di aver espresso il concetto, perché quando il giocatore sa che si gioca la categoria, quando sa che si gioca la propria famiglia, quello che dice l'allenatore diventa legge nel vero senso della parola, e probabilmente durante gli allenamenti avrò un contributo superiore proprio come partecipazione, e magari questo mi servirà anche per evitare qualcuno che abbia crampi nella duplice confronto contro l'Ecco, visto il caldo imperante, o che so io, no? Il caldo che si avvicina. E allora devo dire che sono contento. Che devo dire? E sono contento per come abbiamo raggiunto questo primo obiettivo, che delle squadre in fondo alla classifica, io penso che noi bisognerebbe fare la classifica, che adesso mi va fuori. No, la classifica del mini torneo. Probabilmente siamo stati la squadra che ha fatto più punti, o no? Non lo so, bisognerebbe farla. Quando sono arrivato ho detto che cominceremo a fare questo mini torneo e vedremo come va. È andato bene? E allora sono contento. Giorgio, scusa. Come i ciclisti. Sono contento come i ciclisti. Giorgio, scusa. Durante la settimana hai detto una frase che mi ha colpito. Calma, non è il momento di festeggiare. Bisognerebbe richiamare alla realtà, all'ambiente, perché non abbiamo fatto niente ancora. Infatti il cosa duro arriva adesso, il duro. Infatti sto dicendo che probabilmente, è chiaro che questo termometro ce l'ho io, no? È fuori discussione. E questo termometro però lo vedo rivolto al bello, nel senso che avrò la partecipazione, avrò la collaborazione, ma veramente di tutti i panchinanti, o viceversa anche di giocatori come Marino, come Carozza, sì, pensavo di dire Corazza, Carozza, no, siccome non ho avuto molti dialoghi con gli infortunati in precedenza, faccio ancora un po' di confusione con quelli che ho visto poco, con quelli che hanno frequentato l'ospedale, che ne so, con quelli che frequentavano le cliniche. Bonfanti è uscito per, chiaramente, non so se semitendinoso, semimembranoso, non so se muscoli dietro la coscia, i freni in poche parole. Però Bonfante ha anche un altro problema familiare che non voglio dire, ma se vi informate ve lo dirà lui, perché domani dovrà andare su a Bergamo a fare una visita al proprio figlio. Quindi, siccome sono cose personali, non voglio dirle, però ha un forte problema al di là dell'infortunio che ha subito. Mister, nell'arco delle 2 partite che ci aspettano, una delle due deve essere vinta dalla Samb, cioè sì. Adesso c'è uno sforzo diverso rispetto a prima, in cui tranne, diciamo, la gara vinta, le altre, i pareggi sono dei buoni risultati, adesso bisogna vincere. Sì, e mi dicono che l'Ecco sia anche una buona squadra, quindi nei calcoli così
delle ipotesi, probabilmente se veniva la Pro Sesto sarebbe stato meglio, a detta degli altri. Io invece devo prendere per buono quel che mi capita e dire che saranno pasticci per loro, cioè chi viene viene, anche perché noi saremo un'altra identità. Io ho ancora 15 giorni da lavorare, ripeto, con il contributo dei protagonisti. Probabilmente nessuno storcerà il naso se dico da fare l'allenamento a mezzogiorno, quando sarà il Solleone. No, là dove dovranno sudare, per dire, se in una partita, ricordo di aver già detto questo concetto, si buttano, si spendono 3 kg di sudore, di acqua, e allora spendiamoli a mezzogiorno, va, e non alle 7 del mattino o alle 6 di sera, non so se mi sono spiegando. Quindi starà a me metterli sotto pressione in ore torride, magari lontano dal match, sia ben chiaro, no? Allora io non lo so, a spanne, così vi dico che domani faremo allenamento, poi martedì e mercoledì stacco la spina perché ho paura di essere troppo brutto agli occhi dei giocatori. Meno mi vedono, più bello sono, tra virgolette, insomma, cioè mi vedono positivo. E dopo questi 2 giorni di riposo, giovedì cominceremo gli allenamenti e penso di fare allenamenti robusti. Domenica andremo all'Aquila, ma non giocheranno i primi 11. Cerco da conoscere il più possibile quelli che si metteranno a disposizione, tipo i nomi che ho detto prima, Marino, Corazza, tanto per dire. Chi altro è fuori? Magari Magnani. Magnani è un giocatore tattico che sarebbe utilissimo a noi, un giocatore schematico, tattico. Secondo me Magnani è un buon giocatore, però purtroppo non penso di averlo a disposizione, anche se lui ce la sta mettendo tutta. Giorgio, un'ultima domanda, sto qua. Io ho visto quest'anno tutte le partite della Samp, sia in casa che fuori casa. Ne ho ricavata un'impressione che nella buona e nella cattiva sorte questa Samp, per caratteristiche, per personalità, riesce meglio ad utilizzare queste partite in trasferta. Può servire questo? Sì, però quella in trasferta viene dopo quella casalinga, e quindi se dovessi puntare solo ed esclusivamente su quella, cadrei dentro un tranello atroce. Cioè quella esterna può essere una vera insidia per loro, però è evidente che noi dobbiamo fare bottino qua, perché se dovessimo impattare qua, poi pensare ad andare a vincere là, cosa semplicissima è nel calcio, attenzione. Cioè non è che il primo obiettivo sia quello definitivo, assolutamente. Anche se noi fuori casa magari ci impacchetteremo meglio. Oggi ho visto, per dire, nei momenti in cui la partita era vera, quando ho dovuto fare gli spostamenti, tenendo in considerazione le 9 reti fatte in casa e le 14 subite, questa è una squadra che in casa soffre pene incredibili, proprio perché a centrocampo si sbaglia parecchio tecnicamente parlando e nei capovolgimenti di fronte gli avversari hanno la meglio. Quindi io devo fare di tutto per non cadere dentro questa trappola. Però a dire la verità mi ci hanno tirato dentro i miei giocatori, perché per me Tinazzi in mezzo lì mi dava più garanzia. Magari non sarà illuminante nel gioco di impostazione, però mi fa da tappo in riferimento alla difesa e mi manda al pericolo sugli esterni. Le dico le cose senza nasconderle, magari anche i miei giocatori possono storcere il naso, però in questo caso qua mi stanno ad ascoltare, anche se oggi ho dato ragione a loro. Cioè l'allenatore giusto non fa quello che è successo oggi. Però a quel punto lì dovevo anche offrire il fianco ai miei giocatori, capito? Cioè qui vado contro me stesso, no? Ma non è che lo dica, lo dico perché sono convinto di quel che dico. Cioè in casa, voi mi conoscete da antica data, il pericolo è meglio mandarlo sugli esterni, non frontalmente. C'è un Cristo da fare. No, lo dico perché magari qualche momento in spogliatoio tra primo e secondo tempo ho detto: ragazzi, se sposiamo, perché anche l'allenatore deve piegarsi, attenzione, se sposiamo, non so, queste vicende, e le dobbiamo sposare nel vero senso della parola, però la partita è durata poco, non c'ho un metro forte per dire: ragazzi, avevo ragione io, perché se la partita fosse stata vera come quella di Busto fino al 90esimo, ecco che allora lì le crepe uscivano proprio di prepotenza. Oh, buona siesta, eh? Che per me è stata dura.